Sì, grazie a questa esperienza ho potuto quindi imparare quest'altra parte per quanto riguarda appunto la valutazione della lunghezza dei telomeri. I test prima utilizzati erano il TRF e il FISH, ma purtroppo erano dei test che richiedevano elevati quantitativi di DNA, nonché tempi di esecuzione molto lunghi. Nel 2002 invece è stato proposto, ecco, una nuova tecnica che riguarda la real-time PCR per la valutazione della lunghezza appunto relativa dei telomeri. E ci tengo a precisare che questa metodica è stata modificata e quindi ottimizzata proprio presso il laboratorio della professoressa De Vivo, con la quale ho avuto appunto l'onore di collaborare. Sì, praticamente il tutto parte dall'estrazione del DNA a partire dal sangue, quindi la quantificazione di esso e la valutazione della purezza. E in particolare il test è basato su una amplificazione, ecco, del DNA e quindi in particolare della porzione telomerica di essa. Sì, possiamo vedere quindi, questa è un'apparecchiatura che serve appunto per la preparazione del campione. In quanto, esattamente, in quanto praticamente il test viene effettuato ad una determinata concentrazione, tutti i campioni devono essere standardizzati alla concentrazione di 6 nanogrammi per microlitro e alla fine viene effettuata praticamente una ratio tra il numero delle copie appunto dei telomeri, nonché il numero di copie di un gene a singola copia e alla fine il risultato appunto che ne fuoriesce è appunto una ratio che nel momento in cui la ratio del paziente in esame risulta essere maggiore di 1, implica che praticamente i telomeri del nostro paziente risultano essere più lunghi del DNA di riferimento. Nel momento in cui ovviamente è minore, questa risulta essere il nostro paziente avrà dei telomeri ovviamente più corti. Questo è un apparecchio appunto che si occupa della standardizzazione e quindi poi della piastratura appunto dei campioni che ricordiamo il test viene effettuato sempre in duplicato per evitare ovviamente per ridurre al minimo l'errore. Il risultato ovviamente va paragonato, quindi solitamente se parliamo di un paziente sano o di un paziente malato, come sappiamo durante un processo canceroso i nostri telomeri tendono praticamente a danneggiarsi e quindi tendono ad accorciarsi, quindi può essere un test predittivo appunto. I telomeri prima è stabilita genetica, è una cosa genetica, però non è 100% genetica. Dal range, la range è 30-50% genetica, e quell'altro forse è la stile di vita. Forse lo dico perché noi abbiamo visto già fumare, obesity e tutte quelle cose che già siamo parlate, quelle cose male, fanno un effetto negativo sui telomeri. I telomeri naturalmente si accorciano, però quello che noi vogliamo studiare è quando si accorciano troppo rapido, accelerated accorciamento. Ma facciamo un poco di tutto, però, quello è il segno mio, sì. Un segnale preoccupante. È preoccupato. Allora, questo è un biomarker per dire qualcosa sta in giro. Questo è perché per dire che non si accorciano non è naturale, perché la biologia è che i telomeri si accorciano con l'età, perciò sta questo legamento, aggiungimento con l'invecchiamento.